Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Radioascoltatori e telespettatori di Radio Isav, un caloroso benvenuto anche in questa nuova puntata di Mondo SLA. Oggi vi raccontiamo una storia sconvolgente, la storia di Flavio Farris, un ragazzo che all'età di 32 anni si è ammalato di SLA, gli è stata diagnosticata la SLA e che oggi ha 46 anni. Flavio vive a Finale Emilia, un paesino di 15.000 abitanti in provincia di Modena, ma quello che rende questa storia veramente assurda è il fatto che si è dovuto, insomma, da solo far carico di una malattia, perché appena dopo la diagnosi sua mamma è deceduta per leucemia, suo padre è rimasto in Sardegna, la sua regione d'origine, e suo fratello non vive con lui. Praticamente ha dovuto riorganizzare da solo una malattia complicata e difficile come quella della SLA. Oggi ascolteremo proprio lui con un appello che vuole fare, poi ascolteremo la sua amministratrice di sostegno che l'ha aiutato tantissimo, perché voglio dirvi da subito, Flavio è stato addirittura ricoverato in RSA perché appunto era da solo e non riusciva economicamente a garantirsi l'assistenza a casa. Oggi ce lo racconteranno sia lui che Marina Mercurio, amministratrice di sostegno appunto dello stesso Flavio. Vive con tre badanti e per vivere con tre badanti, ovviamente, una malattia come la SLA, ci vogliono purtroppo i soldi. Quindi rimanete con noi, questo è Mondo SLA, io sono Lorenzo, l'editore di questa radio. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA. In diretta su Radio Isav c'è Lorenzo con voi, come ogni sabato alle 11. Vi consiglio, oltre di ascoltarci in audio, anche di vederci in video sul sito radioisav.it o su tutte le smart TV scaricando la nostra applicazione Radio Isav. Io lo vedo già collegato, il nostro Flavio. Allora Flavio, io non voglio perdere per niente tempo e farti raccontare questa storia, ma soprattutto se ce la fai anche in maniera concisa, perché poi parleremo anche con la tua amministratrice di sostegno Marina Mercurio, il tuo appello per tutte le persone che ci stanno sia ascoltando che vedendo. Salve, sono Farris Flavio, malato di SLA dal 2006. Ultimamente ho problemi di respirazione, non solo. Quando hai la SLA sei pieno di problemi fisici. Ho bisogno di fondi per mantenere tre badanti per non finire in chissà quale struttura. Finché posso cerco di stare a casa mia. Vorrei essere adottato, non so, da un personaggio famoso. Dato che non ho una famiglia, non so, un cantante come Vasco o Jovanotti, o un gruppo musicale. Io ho le mie entrate, ma sono più le uscite, che mi permetta di vivere e morire a casa mia, perché la RSA non è vita. Grazie a tutti. Grazie Flavio di questa testimonianza e dell'appello che tu hai fatto ai nostri microfoni in Radio Isav. Io ci tenevo tantissimo e tendo di nuovo a ribadirlo, perché la tua storia è incredibile. Noi diciamo sempre che appunto la SLA colpisce il paziente, ma generalmente colpisce tutta la famiglia. Tu parli di una tua storia personale dove sei assolutamente da solo. E questa situazione va mantenuta, ecco perché hai fatto benissimo a fare questo appello a tutti gli amici radioascoltatori che ci stanno sia ascoltando in audio che vedendo in video su tutte le smart TV, sul sito radioisa.it, perché essere soli con una patologia così invalidante è davvero difficile. Poi ti voglio fare tanti complimenti, perché poi nel fuori onda ho visto pensavo facessi l'informatico e invece no, mi hai confessato che eri un idraulico per la velocità con cui scrivi, cioè sembra veramente di parlare con qualcuno che ti sta rispondendo su un botta e risposta. Eccezionale, complimenti. Flavio, io ti ringrazio, ma ci vedremo spesso, perché voglio supportarti in questo cammino anche della raccolta fondi che stai facendo sul sito, che poi andremo a menzionare con Marina Mercurio, perché l'abbiamo sempre detto,
i soldi che ci arrivano da determinati fondi non bastano assolutamente per ripagare le spese di due o, nel tuo caso, tre badanti. E allora bisogna essere di sostegno a una persona come te. Flavio, grazie ancora di tutto. Tra pochissimo ascolteremo la tua amministratrice di sostegno, Marina Mercurio. Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Seconda parte di Mondo SLA, l'abbiamo detto anche prima, con Marina Mercurio, che già vedete sia ai nostri teleschermi o ascoltate in audio. Marina, buongiorno. Sì, buongiorno Lorenzo, ti ringrazio. Grazie, grazie a te Marina, anche perché tu sei l'amministratore di sostegno di Flavio Farris, ma sei anche un membro del consiglio direttivo di Viva la Vita Sardegna Salvatore Usala. Quindi Marina, chi più di te a fianco dei pazienti SLA? Insomma, siamo associazioni che alla fine ci conosciamo, ma sei in questo caso vicino a una persona, e l'ho detto più volte, che è una vita sconvolgente, perché la SLA colpisce il paziente ma la famiglia, in questo caso Flavio, la famiglia non ce l'ha. Quindi Marina, ti voglio chiedere qual è la storia di Flavio, perché poi lui ha fatto un appello e non ha raccontato la sua storia. Io l'ho anticipato a inizio puntata, però è più bello che lo racconti tu, che sei stata vicino a lui sempre. Sì, Flavio si ammala da giovanissimo. La diagnosi gli viene praticamente la diagnosi gli viene comunicata quando aveva 32 anni. Ed è stato comunque sicuramente un fulmine a ciel sereno, come si suol dire, anche perché a poco tempo dalla diagnosi Flavio perde la madre per una leucemia fulminante, quindi si ritrova con una patologia, ma che io tante volte definisco assurda, una cattiva, maledetta, che infatti poi nel giro di 5 anni si è ritrovato appunto allettato, paralizzato completamente, con tracheo e PEG. Poi soprattutto in un momento in cui in Emilia-Romagna poi c'è stato anche il terremoto, lui a pochi giorni dalle dimissioni dopo la tracheo era in affitto in una casa, diciamo, una casa di campagna. Fortunatamente un suo caro amico gli aveva permesso di vivere lì. C'è stato il terremoto in Emilia, nella bassa Emilia, dove ci sono stati tantissimi danni, non soltanto di vite umane, ma anche comunque di territorio deturpato, distrutto. Quindi Flavio, quando mi ha raccontato questo evento, davvero c'era da rabbrividire. Quindi la storia di un ragazzo giovane, che comunque lavorava, era anche uno sportivo, che si è ritrovato nel giro di pochi anni da solo, senza famiglia e con una malattia devastante. Io ci sono perché ci siamo incontrati con lui in un blog, abbiamo fatto amicizia, poi io tra l'altro facendo parte anche di un'associazione, poi avendo anche mia mamma malata di SLA in quel periodo, ci siamo legati con un'amicizia abbastanza forte e quindi ci sentivamo saltuariamente, poi io lo andavo a trovare e quindi insomma la nostra amicizia si era molto rafforzata, ecco. Purtroppo però a fine 2018 Flavio ha avuto dei problemi seri con la casa cui era in affitto e con la sua assistente. Cos'era successo? Che a un certo punto doveva lasciare la casa dove viveva e la sua assistente H24 da lì a poco l'avrebbe lasciato. Quindi cos'è successo? Che Flavio purtroppo io non potevo fare niente, perché io per lui non ero nulla. Quindi anche se i servizi sociali mi avevano contattata, io oltre che implorare, a dire di non portarlo in una residenza sanitaria, non ho potuto fare. E Flavio era disperato perché lui non poteva, non voleva andare in una residenza sanitaria. Purtroppo nel 2019 entra in un RSA. È stato molto difficile per lui, perché sappiamo che il rapporto paziente e
e assistenza a una, diciamo, una percentuale molto bassa, nel senso che se sei a casa tu chiami le tue assistenti, la tua assistente, e vengono subito a risolverti qualsiasi problema lui avesse comunque. In un RSA tante volte il rapporto pazienti sappiamo che è molto basso, quindi Flavio chiamava per tanto tempo perché aveva le secrezioni, perché doveva essere aspirato oppure necessitava della macchina della tosse e purtroppo, e ahimè, doveva aspettare e anche per tanto tempo in alcuni casi. Quindi la sua esperienza in RSA è stata molto brutta. Ma per qualsiasi persona che ha comunque una testa che funziona, non deve essere comunque un idillio, non è come vivere a casa propria, tra i propri affetti, è completamente un ambiente diverso. Tant'è che lui, quando era in RSA, mi chiese se io potevo farlo uscire. Farlo uscire, come si fa a far uscire una persona in RSA, innanzitutto perché io non ero nessuno e soprattutto lui con una SLA e senza familiari, e quindi io mi sono trovata, diciamo, a questa richiesta d'aiuto, mi sono trovata veramente, sono rimasta sconcertata perché io poi mi chiedevo, ma adesso che cosa faccio? Cioè, gli devo dire di no, non lo posso fare. Non lo voglio fare perché ci sono troppi ostacoli. E invece alla fine mi sono rimboccata le maniche, ho capito quello che dovevo fare. Innanzitutto dovevo diventare la sua amministratrice, altrimenti non potevo assolutamente muovere un dito, non potevo fare nulla. Sono diventata la sua amministratrice, la sua procuratrice, che così ho avuto anche più raggio d'azione per poter fare tantissime cose anche online, perché se fossi stata soltanto un'amministratrice sarei impazzita con la burocrazia. Invece così ho più ampio raggio d'azione. Ho parlato sia con lo staff sociale che quello sanitario. Finalmente si sono fidati di me, perché anche lì non è stato semplice, perché non si sono fidate di me subito, perché avranno pensato: ma perché questa persona estranea ha questo interesse di farlo uscire? E l'interesse era solo nei suoi confronti, quello di soddisfare un suo desiderio. Certo è che è stata un'impresa veramente complicata, difficile, anche di risorse finanziarie, perché comunque io vivo in Lombardia, lui in Emilia Romagna, quindi io devo fare anche tanti chilometri per andare da lui, per fare tantissime cose, spendo anche dei soldi miei, ma lo faccio perché io ho deciso di farlo. Quindi poi assolutamente io sono una DS a titolo completamente gratuito, anzi, come dicevo prima, spendo anche dei soldi per Flavio e lo aiuto fin dove posso. Quindi tutte e due coraggiosamente ci siamo fidati l'uno dell'altra, e Flavio nel 2019, i primi di aprile, è uscito dalla residenza sanitaria. Lui e la sua gatta. Io nel frattempo, mesi prima, avevo trovato una casa in affitto, anzi, in realtà me l'aveva trovata l'assistente sociale, e da lì siamo riusciti ad arredare tutta la casa con mobili usati, quindi riducendo al minimo le spese. Certo, abbiamo viaggiato per tutta l'Emilia Romagna per prendere dei mobili anche molto, insomma, decenti, ecco, diciamo decenti, per poter arredare la sua casa. L'aiuto comunque è stato determinante, quello dei servizi sociali, dei servizi sanitari, che poi hanno permesso comunque di assistere Flavio a domicilio. Certo è che Flavio, con le sue entrate, ha assunto tre assistenti. Una è un'assistente H24, poi c'è l'assistente delle 26 ore, che è il sollievo dell'assistente convivente, e poi c'è un'altra assistente delle 9 ore settimanali. Flavio è un datore di lavoro che dà appunto lavoro a tre persone.
Quindi, e poi c'è tutto un circuito sanitario, c'è l'ADI, ci sono le OSS, c'è un aiuto anche del comune per quanto riguarda il canone dell'affitto. E quindi questi aiuti, un po' dall'uno e un po' dall'altra, hanno permesso comunque dal 2019 a far vivere Flavio Farris, malato di SLA, che penso che sia uno dei pochissimi casi in Italia che un malato di SLA si possa avvalere di una pseudovita indipendente e vivere a casa propria con le sue assistenti. E io ogni tanto, quando riesco, vado a trovarlo, vado a cercare di sistemare varie situazioni, poi mi occupo anche dell'assunzione, di tutte le cose burocratiche. Di tutte le cose burocratiche se ne occupa la DS, e cioè io. Marina, innanzitutto complimenti perché farsi carico di una situazione così e poi, come dicevi tu, con così tanta distanza è veramente difficile e onorevole. Quindi i primi complimenti vanno a te, ma anche a Flavio che si è messo nella situazione magari di farsi aiutare perché tanti pazienti certe volte si chiudono a riccio. Questa, ti voglio fare una domanda per chiudere questo intervento prima di andare a parlare della sua raccolta fondi. Io ho visto, e l'ho detto forse tante volte, 170 pazienti in Abruzzo con la SLA, ma non ho mai visto una situazione del genere. A te ti è capitato qualche altra volta di vedere una persona affetta da SLA completamente sola? Allora, sì, mi è capitato in Regione Sardegna, però attenzione, Regione Sardegna c'è ritornare a casa, quindi c'è un finanziamento particolare che va alla disabilità gravissima, quindi ai malati di SLA che sono tracheostomizzati e hanno appunto la PEG, che con quei finanziamenti, che sono molto alti, arrivano ad ottenere all'anno 46-48 mila euro. E un mio carissimo amico, anche lui, ha affrontato da solo, senza familiari, e quindi con la rete di assistenti domiciliari, e anche lui aveva una carissima amica che comunque lo controllava e lo andava a trovare spesso, che è riuscito anche lui ad avere questa vita indipendente. Però purtroppo la sua situazione è stata un po' diversa da quella di Flavio, perché lui cercava in maniera, diciamo, molto spasmodica una cura. Lui voleva guarire e poi, secondo me, sentiva anche tantissimo la mancanza della sua famiglia che si era allontanata, e a un certo punto ha deciso di interrompere questa vita che non la sentiva più la sua. E mi aveva chiesto, e sono un po' amareggiata, anche lui, se gli potevo fare da ADS, da amministratore di sostegno. E lì però veramente io da Milano, Sardegna, per me sarebbe stato davvero una cosa impensabile, e però ancora tuttora ne sto soffrendo di quella decisione che ahimè non potevo aiutarlo, non potevo Certo. aiutarlo, però ho conosciuto anche questo caso. Però ci sono più fondi in Sardegna, in Emilia-Romagna ce ne sono di meno. Però con i risparmi che aveva Flavio e con le entrate è riuscito fino a qualche mese fa ad andare avanti. E poi, come tu ben sai, abbiamo dovuto lanciare la raccolta fondi perché Sì. sono più le uscite che le entrate. Infatti, E Marina. quindi. Di questo ne parliamo tra poco nell'ultimo intervento insieme. Su Radio Isab, Mondo SLA. Ultima parte di Mondo SLA per insomma raccontarvi, l'abbiamo già fatto, la storia di Flavio Farris. Come ha detto bene Marina, si è ammalato a 32 anni, oggi ha 46 anni, vive, lo ricordiamo, a Finale Emilia, un paesino di 15.000 abitanti in provincia di Modena. Marina, andiamo anche su questo, perché poi la SLA costa e costa tanto.
Come dicevi prima, Flavio si è ammalato per un periodo, è riuscito con le sue entrate economiche a coprire le spese, però oggi vive una situazione leggermente diversa, tant'è vero che avete lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, una raccolta fondi che ad oggi vede 6.200 euro raccolti più o meno con 9700 donazioni, con obiettivo di 35.000 euro all'anno per potersi mantenere tre badanti per una persona che appunto vive da sola. Marina, parlaci di questo, lanciamo questo appello perché io ci tengo tantissimo. Allora, certo, noi abbiamo lanciato questa raccolta fondi, io ero disperata perché aprendo il suo conto corrente negli ultimi mesi dicevo, ma cosa, come facciamo, cosa devo fare? Io lo posso aiutare, ma tre badanti non posso mantenergliele io, ovviamente, non è possibile. E allora ho scoperto questa piattaforma e mi sono decisa di, appunto, di parlarne con Flavio. Ovviamente lui era assolutamente d'accordo. E abbiamo sì raccolto la cifra che tu hai indicato, però è un po' di più, perché ci sono state tante persone che hanno donato direttamente anche sul conto. Quindi ti posso dire che ad oggi, in linea di massima, siamo arrivati a oltre 15.000 euro. Ottimo. Capito? Cioè, sia dalla piattaforma che direttamente. Però non ci possiamo fermare, perché comunque abbiamo bisogno di una sicurezza finanziaria più forte per poter andare avanti, perché lui ha bisogno di queste tre assistenti, non può averne due, perché se ne ha due è sempre il rischio di residenza sanitaria e lui non ci vuole assolutamente andare. Quindi, anche se comunque ci aiutano, perché abbiamo degli aiuti comunque fortunatamente, e meno male che ci sono tanti, come posso dire, tante possibilità per avere dei buoni, degli sconti, per esempio, come tu ben sai, nell'elettricità, ma anche nel gas, insomma, dove è stato possibile poter usufruire di riduzioni, io l'ho fatto, tutto il possibile io l'ho intrapreso, però ripeto, mantenere comunque tre assistenti più i contributi è veramente una cifra molto molto alta. E quindi abbiamo bisogno che la collettività ci venga incontro e ci aiuti, e speriamo appunto che con questa diretta, con e poi con altre situazioni, speriamo che si avvereranno nel prossimo futuro, possiamo arrivare a quella cifra che ci porterà a una serenità maggiore, sicuramente, soprattutto fra. Sì, certamente, Marina. Allora, per chiudere, come si fa a donare? Ma come si fa a donare? Basta entrare nella piattaforma, cercare Flavio Farris, ed è molto semplice, intuitiva, e quindi lì uno trova la possibilità con un tasto di poter donare quanto vuole, quanto può. Perfetto, quindi la piattaforma è GoFundMe, basta cercare Flavio Farris, sul titolo c'è scritto "Sono un malato di SLA e muovo solo gli occhi". Quindi da lì si può donare qualsiasi importo, io mi impegnerò in prima persona ad aiutare Flavio. Marina, grazie per essere stata con noi mille. E grazie davvero per il lavoro che hai fatto con Flavio, e continui a fare, perché non si ferma. L'ho fatto veramente perché lo considero come un fratello, e non è giusto girarsi dall'altra parte. Se solo si può fare qualcosa, lo si deve fare. E poi anche la soddisfazione di essere riusciti, poi ti ripaga anche assolutamente meglio di uno stipendio, tanto per dire, no? Ti ripaga tantissimo. Certo, vi ricordo a tutti che questa puntata è disponibile in podcast sul nostro canale YouTube Radio Isav o sul nostro sito radioisav.it. Una buona giornata a tutti e ancora un grande abbraccio, Marina. Grazie, grazie, grazie a te tantissimo. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa.
Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isab, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.